Benvenuti a questo nuovo seminario online. Sul tema dell'innovazione digitale, vedo che già sono entrate 375 persone. Vi anticipo che questa mattina avrà qualche momento di suspense perché c'è un problema di orari e di collegamenti da conciliare, ma spero che poi tutto vada secondo i programmi che abbiamo previsto. Allora, il tema lo sapete, ed è un tema abbastanza caldo. La settimana scorsa è stato pubblicato l'aggiornamento del codice dell'amministrazione digitale. Come è successo anche nella versione del 2016, si tratta di una cosa che in termini tecnici viene chiamata novellazione, cioè non è un testo unico e aggiornato, ma sono integrazioni al testo precedente, già circolano comunque delle forme di sintesi. Quindi il primo intervento di Guido Scorza ha proprio il compito di fare un quadro sulle principali novità dell'aggiornamento del CAD e seguirà poi un approfondimento su uno degli aspetti che è quello del framework sui dati e sugli strumenti di analisi, il cosiddetto DAF, Data Analytics Framework. Quindi DAF e CAD. Sono temi che poi si stringono in maniera molto forte col piano triennale della pubblica amministrazione, quindi l'introduzione che farà Marco Bani servirà un po' anche a legare queste nuove tematiche, CAD, nuovo CAD e nuovo DAF al piano triennale. Quindi questi due aspetti, dai codici al codice, il Data Analytics Framework, sono gli argomenti clou della giornata. Prima di dare la parola a Marco, anche perché comunque vedo che stanno ancora entrando dei partecipanti, quindi diamo un po' il tempo a tutti di arrivare. Vi ricordo che voi potete mettere le domande per i relatori nella chat, poi noi le selezioniamo e le passiamo alla fine di ogni intervento. Nel caso perdiate qualcosa o vogliate segnalare l'attività ai vostri colleghi, la registrazione di tutto il webinar e i materiali presentati saranno disponibili su Eventipa nella stessa scheda dove vi siete iscritti. E approfitto anche però, quindi questa è la scheda dove trovate i materiali, trovate anche l'elenco di tutti i partecipanti, gli iscritti. E approfitto anche per fare un po' di anticipazione sulle attività future. Abbiamo un programma a febbraio veramente ricco, mi sembra. Come dire, di far concorrenza a Sanremo. C'è la settimana dell'amministrazione aperta promossa dal Ministro per la Semplificazione della Pubblica Amministrazione, è il secondo evento di questo tipo, era stata fatta anche lo scorso anno, trovate tutti i dettagli e i programmi, si tratta di moltissimi eventi anche in presenza su open.gov.it. In particolare vi segnalo che sempre nella linea dei seminari online avremo alcuni eventi. Il primo riguarda la trasparenza e informazione in Europa. Questo lo anticipo perché Formez per altri 3 anni sarà uno sportello Europe Direct dedicato specificatamente all'innovazione insieme agli sportelli del Comune di Roma e della Regione Lazio e alla rappresentanza della Commissione europea ha organizzato questo webinar su trasparenza e informazione in Europa. Un secondo webinar organizzato da AGID riguarda la sicurezza, è un tema ugualmente molto caldo e delicato. Avremo poi un webinar sulla trasparenza e la partecipazione civica in Italia che farà il punto sullo stato della partecipazione civica, un webinar
invece più legato al tema dell'accountability, come si può dar conto ai cittadini attraverso i dati aperti, dashboard e forme di rappresentazione semplificata della comunicazione. Qui avremo il Comune di Roma, di Milano e il Ministero delle Infrastrutture. E infine, il 9 febbraio, social nella PA dedicato all'uso dei social media nella pubblica amministrazione. Quindi una settimana pienissima dal 5 all'11 febbraio. Seguiranno poi nel ciclo di webinar che stiamo organizzando per Agid e con Agid altre tematiche, le date ve le comunicheremo più avanti, però secondo me è utile darvi un quadro d'insieme. Si ripartirà dal piano triennale, quindi dalla definizione dei passaggi che sono previsti dal piano triennale, in particolare un approfondimento sulla spesa ICT, quali possono essere come dire, gli spazi, i margini e gli orientamenti più importanti, il tema dei data center e del cloud computing, le piattaforme abilitanti come SPID e PagoPA e ulteriori approfondimenti sul tema della sicurezza. Però diciamo che queste sono dei primi titoli ai quali poi seguiranno anche a marzo altri argomenti. A questo punto io darei la parola a Marco Bani. Vi invito anche qua, se avete qualche domanda da fare a Marco, Sì, Agid, grazie Salvatore. gli... Non saremo Sanremo, ma sicuramente cercheremo di darvi un contenuto abbastanza interessante. E questo è un secondo webinar che stiamo facendo in collaborazione con il Formez. Il primo è stato molto seguito e ha un po' raccontato quello che è lo stato dell'arte della digitalizzazione del paese con luci ed ombre, le conosciamo tutte e quindi cerchiamo in qualche modo di lavorare per superare gli ostacoli e invece far risaltare le cose buone che abbiamo fatto. Tenendo sempre la metafora di Sanremo, scaldo il palco per Guido Scorza e per Raffaele Lillo che verranno e che sicuramente racconteranno nel dettaglio Guido il CAD e Raffaele il DAF, però io volevo fare un attimo una presentazione di quello perché parliamo di questi due grandi pilastri dell'agenda digitale italiana. Bene, sicuramente possiamo partire dal 2015 quando è stato approvato dal governo italiano il documento di crescita digitale. Crescita digitale è il documento che è la nostra agenda digitale, diciamo, ormai agenda è un termine un pochino superato, infatti agenda per me viene sempre in mente qualcosa di analogico, di da toccare. Invece crescita digitale vuol far capire che c'è bisogno di abilitare, far crescere tutte le infrastrutture immateriali e le competenze e alcuni progetti che in qualche modo possono aiutare in questo percorso. A seguito di questo documento, che comunque traccia un percorso, chiaramente mancava tutta la parte di implementazione di queste priorità che vengono in qualche modo delineate dal documento. E a giugno dell'anno scorso, del 2017, per la prima volta in Italia, il governo ha votato ha approvato un piano triennale, chiamato Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, quindi questo nome lungo per gli amici, piano triennale, che in qualche modo definisce le priorità e come riuscire ad raggiungere gli obiettivi che anche il documento di crescita si è prefissato. Ci abbiamo lavorato noi come Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, anche qua non do niente per scontato, è l'agenzia sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri che promuove e sostiene politiche di innovazione e digitalizzazione. E abbiamo lavorato insieme sicuramente al team per la trasformazione digitale, che è questa nuova unità, ormai non più nuova, ormai è un anno che è stata istituita sotto la presidenza del Consiglio, che ha, diciamo, introdotto competenze molto, molto specifiche che mancavano nella pubblica amministrazione, che ci hanno aiutato nel costruire quello che è un piano triennale per le pubbliche amministrazioni il più concreto e il più pragmatico possibile, proprio per far sì che anche attraverso una lettura semplice di questo piano triennale le amministrazioni possano capire come si devono indirizzare. E, se lo vedete, è scritto in maniera molto, molto semplice è scritto anche per azioni e già vediamo anche un'accountability di quello che è stato fatto, quello che è stato fatto da giugno. Però vedete che ci sono uno scadenziario molto ritmato e che quindi possiamo anche rispondere a eventuali ritardi sul perché abbiamo questo ritardo.
Il piano triennale si muove su un modello strategico che abbiamo individuato, che parte dal basso con le infrastrutture immateriali, che vedete questo è anche già un po' complicato, cerco di spiegarvelo in maniera molto semplice, ma si parte dal basso per capire un po' come operare per quanto riguarda quelli che sono i data center della pubblica amministrazione e la loro razionalizzazione, quello che riguarda tutto il cloud computing, quindi come passiamo da un discorso di avere tutti i nostri dati, tutte le nostre programmazioni su un server, alla logica cloud, in più la connettività che riesce a far operare tutto questo. Se saliamo un po' di livello, come vedete, la parte superiore sono le infrastrutture immateriali, ovvero quelle che sono i percorsi di abilitazione a un utilizzo migliore del software e dei servizi che in qualche modo la pubblica amministrazione vuole rilasciare. E qua dentro abbiamo SPID. SPID è il sistema pubblico di identità digitale, è quello che vi permette con una password, con un username, di entrare in tutti i servizi della pubblica amministrazione e piano piano anche in quelli dei privati, quando attiveremo a breve. Poi c'è PagoPA. PagoPA è l'infrastruttura per i pagamenti elettronici. Prima ogni amministrazione doveva fare un contratto, comunque una convenzione con un proprio sistema di pagamento. Adesso c'è un sistema unico per tutta l'amministrazione, quindi questo dovrebbe facilitare e anche abilitare il cittadino a una scelta migliore nel pagamento. Poi abbiamo NoiPA, che comunque è la piattaforma che conoscete bene, che vi rilascia i cedolini e poi controlla lo stipendio. Tutte queste infrastrutture vengono, aiutano e supportano in quelli che sono i driver, le guide fondamentali per interagire con la pubblica amministrazione, sia lato pubblica amministrazione verso la pubblica amministrazione, ma soprattutto cittadini verso la pubblica amministrazione. E poi abbiamo questo grande riquadro che sono i dati della pubblica amministrazione, questa grande risorsa. Il punto è che vengono considerati il petrolio, i dati sono il petrolio di questa nuova rivoluzione industriale, ma è più che il petrolio che si trova in pochi luoghi e anche in maniera scarsa, direi che è l'acqua della nuova rivoluzione industriale, quello che è stato il vapore per la prima, quello che è stato l'elettricità per la seconda. Adesso abbiamo questi dati che in qualche modo sono dappertutto, noi produciamo dati ogni volta che tocchiamo un cellulare oppure anche quando ci muoviamo. E per questo noi bisogna però prendere questa grande, grande risorsa che non si esaurisce mai, che cresce in maniera esponenziale, e indirizzarla verso quei canali che in qualche modo possono poi elaborare e interpretare al meglio tutte queste nuove risorse. Per questo c'è il DAF, che è il Data Analytic Framework, viene definito, poi lo spiegherà meglio Raffaele. Viene definito il data lake, ovvero un grande lago, quindi voi vi immaginate che questa acqua, questi dati che scorrono in maniera un po' irrazionale, comunque che non hanno un punto di arrivo, un punto di inizio, invece con un data lake, con un lago che li contiene, possono essere anche analizzati e si può migliorare per renderli funzionali a quelli che sono i nostri bisogni. Poi se andiamo quindi sopra, andiamo all'interoperabilità, è ovvio che ogni programma, ogni servizio deve interoperare fra di loro per far sì che un dato riconosca anche un altro dato e interagendo possono generare nuovo valore. Per poi andare sempre più su quelli che sono gli ecosistemi e quelli che sono gli strumenti anche per la diffusione dei servizi digitali, che vuol dire che è diciamo, il layer, il livello più vicino al cittadino. E qui si introduce una parola che è sempre stata un po' nascosta nella pubblica amministrazione, che è il design. Il design che non è solamente l'aspetto visivo di un sito o di un'applicazione, il design di un servizio e di un sito è proprio l'esperienza con la quale noi cittadini cerchiamo di interagire con la pubblica amministrazione. Più un'esperienza è accogliente, accessibile, inclusiva, e più noi ci sentiamo anche con maggiore fiducia a utilizzare questi servizi. Quindi è una parte importante della costruzione di una digitalizzazione della pubblica amministrazione, perché è il biglietto d'ingresso per far sì che il cittadino possa riconoscere che è in un ambiente semplice, che è davvero in una possibilità di interagire senza frustrazioni o comunque senza problemi, e
che quindi è un elemento importante per tutto il modello che vedete nella slide. Ovviamente poi il grande layer, il grande punto che è sempre più alla ribalta delle cronache è il discorso della sicurezza. La cyber security diventa sempre più elemento fondamentale per ogni passaggio, per ogni processo di digitalizzazione. Ormai si può parlare di security by design, ovvero pensare avendo sempre la sicurezza in testa che deve supportare deve essere in qualche modo incanalata in ogni decisione, in ogni sviluppo. Proprio per questo, vedete, questo modello che apparentemente può sembrare molto complicato, ma in qualche modo davvero riprende la complessità della pubblica amministrazione. C'è bisogno di qualcosa che possa, non dico normare, ma che possa indirizzare al meglio quelli che sono tutti questi attori, tutti questi processi. E il CAD, che è il codice dell'amministrazione digitale, fa esattamente questo, cerca di dare una mano per capire come interpretare anche tutto quello che si sta muovendo nel percorso della digitalizzazione. E vedete, io do qualche spunto, qualche spoiler. C'è il discorso del domicilio digitale, se ne è parlato sempre, ma si è cercato di renderlo sempre più semplice, la necessità di avere un punto unico per il cittadino, o meglio, un accesso a tutti i suoi rapporti con la pubblica amministrazione, accesso ai suoi dati. Questo tecnicamente è possibile, basta solamente in qualche modo riuscire a far cooperare le varie banche dati. C'è il discorso del difensore civico digitale che in qualche modo migliora anche il testo precedente, verrà istituito presso Agid una figura, un ruolo molto forte che in qualche modo deve aiutare a capire come muoversi se c'è una mancanza nel digitale. Ecco, sono pochi elementi che però in qualche modo aiutano a costruire quello che è un percorso molto difficile, è un percorso dove noi abbiamo qualche ritardo, ma che comunque vorremmo recuperare in maniera il più veloce possibile, e che aiutati appunto da più competenze, dalla grande curiosità che c'è anche su questo tema, come si vede anche dal grande numero degli iscritti, sicuramente cercheremo di spiegare il più possibile. Magari non si esaurirà con questo webinar, però intanto abbiamo la possibilità di dare una cornice a quello che stiamo facendo. So che è arrivato Guido Scorza e quindi io mi esaurisco perché sicuramente avrà da dirvi nel dettaglio quello che vi ho anticipato brevemente. Grazie. Qualche domanda c'è? Io mi scuso con i partecipanti che hanno lamentato un problema di audio. Qualche volta in effetti c'era qualche breve interruzione, però vi assicuro che nella registrazione l'audio dovrebbe essere molto più fluido, quindi se per caso avete perso proprio dei pezzi, vi pregherei di avere la pazienza e questo pomeriggio risentire l'intervento di Bani. La parola a Guido Scorza. Guido, ti chiederei anche di presentarti brevemente nel tuo ruolo di responsabile degli affari regolamentari del team digitale, poi vedi tu come inquadrare il tema del CAD. È un tema veramente ampio, il tempo a disposizione probabilmente non è sufficiente per approfondire tutto, però credo che in questa occasione sia importante avere un quadro soprattutto delle novità. A te la parola. Grazie Salvatore, buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto la presentazione in realtà è quella di Salvatore, faccio l'avvocato di mestiere, sono in prestito direi alla pubblica amministrazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 2 anni nell'ambito del team digitale del commissario straordinario Diego Piacentini. In questa avventura ci siamo trovati, non abbiamo scelto noi che fosse arrivato il momento giusto, ma insomma ci siamo trovati a mettere mano al codice dell'amministrazione digitale, o meglio ancora al correttivo del codice dell'amministrazione digitale. Quindi alcune correzioni in corso su un testo
già rivisitato poco prima del nostro arrivo in attuazione dell'articolo 1 della cosiddetta riforma Madia, articolo 1 che aveva un titolo importante, prezioso, Carta di cittadinanza digitale, Carta dei diritti di cittadinanza digitale. Il codice dell'amministrazione digitale, immagino, per applicazione diretta, per conoscenza diretta o per sentito dire più o meno, lo conosciate già tutti, è dal 2005 il testo unico, almeno questa è da allora l'ambizione, il testo unico delle norme che governano o dovrebbero governare in maniera esaustiva il processo di trasformazione digitale dell'amministrazione, in particolare il rapporto tra cittadini, amministrazione, impresa nella fornitura e fruizione dei servizi pubblici. Non abbiamo riscritto il codice dell'amministrazione digitale, non esiste un nuovo codice dell'amministrazione digitale, l'impianto del codice è quello del 2005, già rimaneggiato diverse volte negli ultimi anni. Inutile dirci ancora una volta che queste norme, tutte quelle che riguardano il digitale nel pubblico come nel privato, sono norme soggette a rapida obsolescenza e che perché questo fenomeno in qualche modo sia tollerabile è necessario sforzarci sempre di più per fare in modo che nelle norme ci finiscano solo ed esclusivamente i principi e non anche le disposizioni di dettaglio. Il titolo di questa presentazione, Dai codici al codice, mira sostanzialmente a far passare esattamente questo messaggio. Dobbiamo completare, il correttivo è un primo esercizio in questo senso, ma c'è tantissimo lavoro da fare. Dobbiamo completare un processo di delegificazione importante, dobbiamo garantire che le norme siano per davvero tecnologicamente neutre, dobbiamo lasciare scritto nelle norme di legge soltanto cosa si deve fare, ma sforzarci, soprattutto quando c'è di mezzo il digitale, di evitare che la norma scriva, che la norma preveda anche qual è la tecnologia che si deve usare per realizzare un determinato risultato. Proviamo quindi ad entrare, diciamo, nel vivo di questa presentazione, che naturalmente non ha come obiettivo quello di offrire una trattazione esaustiva del codice dell'amministrazione digitale, come esce dal correttivo andato in gazzetta nei giorni scorsi, ma più modestamente, in maniera meno ambiziosa, il semplice obiettivo di rappresentare una panoramica, una carrellata delle maggiori novità, detto che poi naturalmente ciascuno dei partecipanti, ciascuna delle amministrazioni evidentemente ha certamente una norma, una materia, un ambito che gli sta più a cuore. Potrebbe essere in questa breve carrellata con la quale ci confrontiamo oggi, potrebbe non esserci, e in questa ipotesi naturalmente poi ho le domande in fondo a questa mia prima presentazione, o piuttosto poi per email o in altro modo avremo modo naturalmente di confrontarci anche sul resto. Per noi, lo dico qui e poi mi taccio, come team digitale è assolutamente prezioso, fondamentale il confronto con chi queste norme deve applicarle, perché evidentemente sono norme pensate, scritte, modificate cercando di far tesoro di errori del passato o semplicemente di dimenticanze del passato, raccogliendo quanti più spunti possibili dagli addetti ai lavori, ma sono pur sempre norme scritte al tavolino, ragion per la quale se evidentemente a qualcuno viene in mente che si può fare ancora meglio, il codice è un costante work in progress, tutte le leggi che si occupano di digitale dovrebbero esserlo, non c'è nessuna monolitica rappresentazione di come deve essere regolamentato il
il digitale. Allora, vediamo innanzitutto quali sono state le strategie dell'intervento nel porre mano al codice dell'amministrazione digitale. La prima tra tutte è una linea di intervento spesso sottovalutata, bistrattata per ragioni diverse, non ultimo il modo in cui si scrivono le leggi, la leggibilità. Il codice dell'amministrazione digitale deve essere a portata di cittadino, deve essere accessibile proprio nel linguaggio al cittadino. Il cittadino deve poter leggere la norma e capire quali diritti gli riconosce, quali obblighi impone in capo all'amministrazione. Se si fallisce in questo intento, il diritto di cittadinanza digitale viene frustrato nel suo step iniziale, perché naturalmente è un diritto che non si sa, di cui non si sa di disporre, è sostanzialmente un diritto inesistente. La storia del codice dell'amministrazione digitale è piena purtroppo di diritti rimasti lettera morta, di cittadini che avevano un diritto ma non sapevano di averlo e non hanno esercitato, e quindi diciamo un primo sforzo che si è fatto in maniera certamente perfettibile, in maniera non completa in questa occasione, è quella dove si è potuto di ritoccare anche il wording di alcune disposizioni di legge. Si è poi fatta un'altra scelta, o completata un'altra scelta importante nella direzione della deregulation. Voi probabilmente, o molti dei partecipanti perlomeno, sanno perfettamente quanto sia faticoso in un contesto tecnologico in continua, rapidissima evoluzione doversi preoccupare da pubblica amministrazione non solo e non tanto di prestare attenzione alla tecnologia che cambia, ma anche alla circostanza che magari si potrebbe fare qualcosa utilizzando una tecnologia nuova, ma invece le leggi, le regole tecniche impongono di restare aggrappati ad una tecnologia preesistente. Ecco, uno dei passaggi forse più significativi in questa correzione del codice dell'amministrazione digitale è stata la definitiva eliminazione del concetto di regola tecnica e quindi di disciplina, di dettaglio, sia pur di matrice tecnologica, e la sostituzione delle regole tecniche con le linee guida. Le linee guida sono uno strumento più agile, più flessibile, attraverso il quale l'Agenzia per l'Italia Digitale potrà sostanzialmente guidare le amministrazioni, ma anche imprese e cittadini nell'esercizio dei diritti e degli obblighi previsti dal codice delle amministrazioni digitali. A differenza di quello che accadeva con le regole tecniche approvate attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi attraverso un decreto ministeriale, le linee guida verranno scritte da Agid, postate sul proprio sito internet in consultazione pubblica, condivise con gli addetti ai lavori, con le amministrazioni interessate, ed entreranno in vigore quindi attraverso questo processo molto più light, molto più snello di quello delle regole tecniche. Questo dovrebbe garantire, o almeno ci auspichiamo che garantisca, la possibilità di scongiurare il rischio che la regola imbrigli la fornitura e la fruizione di un servizio in maniera poco costruttiva, in un vincolo che ha natura solo ed esclusivamente normativa, e garantisca la circostanza che le regole, che anche le regole di dettaglio possano sempre essere al passo con i tempi. Altra linea di intervento, ne accennavo già prima, è quella della cosiddetta neutralità tecnologica. Abbiamo provato a non chiamare mai, a non battezzare mai nel correttivo una tecnologia per nome e per cognome. Non parliamo più di tech, o non parliamo più solo di firma digitale, poi lo vedremo nel dettaglio, ma abbiamo provato, lo sforzo è stato quello di concentrarci su quali sono i diritti e quali sono gli obblighi, senza stabilire per legge come quel diritto o quell'obbligo debba essere esercitato nel dettaglio.
le protagoniste della trasformazione digitale che auspichiamo e quindi anche del correttivo del codice dell'amministrazione digitale sono le API, ovvero le interfacce che consentono, dovrebbero consentire, consentiranno sempre di più il dialogo tra i sistemi, la trasmissione del dato, la comunicazione del dato deve diventare un'abitudine del passato, i dati si condividono nella stagione tecnologica che stiamo vivendo ed in quella che verrà, i servizi si integrano e quindi naturalmente perché questo sia possibile è necessario che i fornitori di servizi pubblici come privati espongano le API dei loro dei loro servizi. E poi ovviamente tra le altre linee direttrici di questo intervento, quello che è un po' il cuore della stessa riforma Madia, cioè provare a immaginarci la pubblica amministrazione in digitale come un ecosistema al centro del quale sia sempre e comunque il cittadino. Questo naturalmente significa, diciamocelo in maniera assolutamente trasparente, più fatica per le pubbliche amministrazioni. D'altra parte, a molti di voi provenienti dalla pubblica amministrazione è noto il significato della semplificazione amministrativa. Ecco, si semplifica la vita al cittadino, spesso e volentieri, almeno in una fase iniziale, ci si complica la vita, all'interno dell'amministrazione, ci si richiede di porre in essere un numero di, attività, assolutamente, superiori. Allora, cominciamo a questo punto a sfogliare nel merito gli, interventi che abbiamo realizzato attraverso il correttivo del codice dell'amministrazione digitale. Il primo riguarda l'ambito di applicabilità del codice stesso, ovvero quello che si è fatto è quello di ragionare proprio nella prospettiva di chi dice il cittadino è al centro sulla esigenza di ampliare l'ambito di applicabilità del codice fino a ricomprendervi tutti i gestori di tutti i servizi pubblici, anche se soggetti privati non appartenenti direttamente alla pubblica amministrazione, ovvero concessionari di pubblici servizi. Il ragionamento alla base di questa scelta è molto semplice, molto facile da comprendere e condividere, e cioè sostanzialmente si è detto non conta chi fornisce un servizio, conta chi di quel servizio può o deve fruire e quindi se quel servizio, se la modalità di fornitura in forma digitale di quel servizio è caratterizzata, connotata da certi elementi quando quel servizio è fornito da un soggetto pubblico, le stesse regole devono valere quando quel servizio è fornito da un soggetto. Da un soggetto privato. E così si è fatto. Quindi l'ambito di applicazione del codice, come esce dal correttivo, è alle pubbliche amministrazioni, è alle società partecipate pubbliche, ma è anche ai gestori di pubblici servizi, ovviamente limitatamente alla gestione del pubblico servizio di cui si discute. Altra novità di rilievo all'interno del codice dell'amministrazione digitale è rappresentata dallo sforzo iniziato, non completato, lo dico con assoluta franchezza, di semplificare per quanto è possibile la governance dell'amministrazione digitale. Non che tutte le colpe dei ritardi che certamente accusiamo nel processo di trasformazione digitale del paese possano essere addebitate o imputate alla forma di governance che si è scelta, ma insomma è fuor di dubbio che la governance del digitale in Italia sia stata sin qui strutturata in un numero piuttosto importante di livelli e di articolazioni, di tavoli e di commissioni, che ha reso inesorabilmente più farraginoso il processo. La semplificazione che abbiamo pensato e che è poca cosa naturalmente rispetto a quella che sarebbe necessaria è intanto un intervento sulla figura del responsabile per la transizione digitale, l'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale che come sapete aveva nella precedente versione, nella versione oggi in vigore,
un obbligo stringente per tutte le amministrazioni di nominare un referente con in possesso di competenze che era ed è un po' velleitario pensare siano facilmente recuperabili in tutte le diverse articolazioni di tutte le amministrazioni dello Stato. Quello che si è detto quindi è per diciamo, passare da un obbligo virtuale destinato a rimanere tale ad un obbligo reale. Abilitare le pubbliche amministrazioni a condividere un responsabile per la transizione digitale. Meglio un responsabile competente di transizione digitale condiviso tra più amministrazioni che una serie di responsabili di transizione digitale nominati ciascuno per un'amministrazione perché la legge imponeva di nominarlo, ma non in possesso delle necessarie competenze. Ed un ragionamento analogo, condito di qualche considerazione in più, è stato fatto anche per il difensore civico digitale. Voi probabilmente sapete che il codice dell'amministrazione digitale, fino a ieri in vigore, prevedeva l'obbligo per tutte le amministrazioni di dotarsi di un difensore civico digitale. Una figura scomoda obiettivamente all'interno dell'amministrazione perché si sarebbe dovuto trattare di un dirigente dentro ogni amministrazione destinato a ricevere le segnalazioni da parte dei fruitori dei servizi erogati da quella pubblica amministrazione in relazione agli inadempimenti al codice dell'amministrazione digitale a intervenire sugli uffici della sua stessa amministrazione perché superassero l'impasse, superassero la difficoltà rappresentata dal cittadino o dall'impresa, dal fruitore del servizio. Ovviamente per il difensore civico digitale è stata rappresentata dal dire scegliamo di avere un solo difensore civico digitale, posizioniamolo presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, un difensore civico, un ufficio del difensore civico che sia forte, che sia autorevole, che sia competente, soprattutto che sia indipendente dalle singole amministrazioni. In questo modo l'aspettativa che un po' tutti quanti abbiamo è che a colpi di moral suasion, perché il difensore civico digitale non sarà dotato di altro genere di poteri, ma a colpa di moral suasion, questo difensore civico possa essere un interlocutore attivo di cittadini, imprese e amministrazioni, raccogliere le segnalazioni dal basso, valutarne la fondatezza, esercitare un'attività di moral suasion appunto sulle amministrazioni, sui concessionari di pubblici servizi, perché le regole del codice dell'amministrazione digitale siano rispettate, perché i diritti siano per davvero diritti e non soltanto parole scritte nel codice dell'amministrazione digitale. Sempre a proposito della organizzazione della governance del digitale, abbiamo eliminato la conferenza permanente per l'innovazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tavolo in realtà mai costituito e l'abbiamo sostituito con una piattaforma online che verrà realizzata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che tendenzialmente sarà auspicabilmente una piattaforma di confronto aperto tra i decisori pubblici chiamati ad intervenire in materia di digitale e gli stakeholder pubblici e privati, perché il processo di redazione delle leggi, ma anche dei regolamenti, delle circolari, delle posizioni internazionali che riguardano il digitale possa in qualche modo divenire un processo condiviso con tutti gli addetti ai lavori e soprattutto un processo che affonda le sue mani nell'intelligenza collettiva, ne fa tesoro al fine di scrivere le regole nel modo migliore possibile. E abbandonando l'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione del digitale e passando invece all'amministrazione in digitale, agli strumenti di amministrazione digitale, veniamo ad una delle
innovazioni forse più importanti contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui anche negli ultimi giorni si è letto e scritto tanto sui giornali, il domicilio digitale che arriva ad un giro di boa importante. Il domicilio digitale sin qui è stato, dal punto di vista operativo, appannaggio esclusivo delle imprese e dei professionisti, le une e gli altri obbligati a dotarsi di un domicilio digitale. Il codice dell'amministrazione digitale, come modificato ad agosto dello scorso anno, prevedeva la possibilità anche per i cittadini di dotarsi di un domicilio digitale, ma rimandava questa opportunità al momento in cui fosse stata completata l'anagrafe della popolazione residente. Questa era certamente una scelta corretta dal punto di vista logico, dal punto di vista elettorale, ma naturalmente avrebbe significato rinviare il momento in cui si sarebbe pervenuti ad una effettiva utilizzabilità dei domicili digitali di troppo tempo in avanti. E quindi la scelta che si è fatta è stata una scelta concreta, forse sacrificando persino un po' la logica e l'architettura del sistema. Si è detto: creiamo a fianco al registro dei domicili digitali dei professionisti un nuovo registro dei domicili digitali dei cittadini e abilitiamo tutti i cittadini ad eleggere un domicilio digitale. Eleggerlo presso un indirizzo di posta elettronica certificata o presso un qualsiasi indirizzo di posta qualificata di ambito EIDAS. Quindi anche qui, diciamo, la scelta è condita di quel sano principio di neutralità tecnologica. Non è importante come, ma è importante il cosa, naturalmente a parità di garanzie. Il registro è in corso di realizzazione da parte di Infocamere perché Infocamere è il soggetto realizzatore del registro INIPEC, quindi ci è sembrata la cosa più ragionevole da fare per fare economia di scala e per essere certi di affidare la realizzazione del registro a chi potesse effettivamente svilupparlo in tempi contenuti. Il registro dovrebbe essere, almeno in una sua versione beta, disponibile in primavera, diciamo certamente prima dell'estate, ma auspichiamo che sia in primavera. A quel punto i cittadini potranno eleggere un domicilio digitale, le amministrazioni dovranno, un minuto dopo che il cittadino avrà eletto il suo domicilio digitale, utilizzare quel domicilio digitale per ogni comunicazione avente valore legale. Dico subito che la scelta è andata nella direzione di escludere l'eventualità di introdurre un obbligo di elezione del domicilio digitale in capo ai cittadini. È un principio che abbiamo fatto nostro in maniera ricorrente in diversi altri passaggi del correttivo del codice dell'amministrazione digitale. La ragione è una ragione forse più di buon senso che non di altra natura, cioè si è detto che si è pensato che la buona digitalizzazione debba convincere più che essere imposta per legge, che tutto sommato di avere una popolazione costretta per legge a eleggere un domicilio digitale, ma non convinta della utilità di questo strumento, sarebbe stata una sorta di vittoria di Pirro. Lo avrebbero avuto in tanti, forse, e lo avrebbero usato in pochi, e questo avrebbe anche creato dei problemi sotto il profilo della certezza del diritto, con comunicazioni e notificazioni pervenute, ma nella realtà mai lette per davvero. La via di mezzo alla quale si è pensato è quella di stabilire nel codice dell'amministrazione digitale che verrà un giorno in cui fatta e non c'è una data, in cui fatte delle valutazioni relative allo stato di trasformazione digitale del paese, al numero dei domicili digitali eletti dai cittadini, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con un suo decreto stabilirà che è il momento dello switch off, che tutti i cittadini devono necessariamente avere un domicilio digitale, perché questo evidentemente rende, ma è vero già oggi, più efficiente e meno costosa l'azione dell'amministrazione. Quindi la scelta per quanto riguarda il domicilio digitale è andata in questa direzione. Già domani mattina, però,
i domicili digitali dei professionisti. È già all'estate che verrà i domicili digitali dei cittadini che l'avranno eletto, potranno essere, anzi dovranno essere usati dalla pubblica amministrazione per notificare le contravvenzioni e ogni altro genere di comunicazione avente valore legale. Altra novità o perlomeno un affinamento di una novità già introdotta nel codice dell'amministrazione digitale in vigore è rappresentata dal cosiddetto servizio di cittadinanza digitale, Italia Login per come lo si è chiamato sin qui, nella sostanza un luogo non luogo, un'interfaccia attraverso la quale il cittadino e l'impresa in prospettiva dovrà poter dialogare in forma semplificata con i diversi servizi pubblici. Non più un cittadino che come Diogene si muove in rete alla ricerca del sito internet di questa e quella o quell'amministrazione per fruire di questo o quel servizio semplicemente per pagare qualsiasi debito verso l'amministrazione, ma un cittadino che ha un punto di riferimento esclusivo, che entra facendosi riconoscere con l'identità digitale in una sua sorta di area personale e da lì dentro gestisce i suoi rapporti con la pubblica amministrazione. Ovviamente perché questa norma non resti soltanto una norma e diventi realtà, è necessario rimboccarsi le maniche e lavorare sodo dal punto di vista della integrazione dei servizi, dell'integrazione dei sistemi, della condivisione dei dati e delle informazioni. In assenza di questi passaggi essenziali avremo una porta unica, ma dietro a quella porta c'è il rischio di trovare un assordante silenzio. E poi, fra le altre novità che in questa veloce carrellata vorrei condividere con i partecipanti. Vi è un intervento che credo sia importante, che va nella direzione della neutralità tecnologica di cui parlavo prima e che riguarda in particolare l'universo dei documenti informatici e delle firme elettroniche. Voi sapete che sin qui, e questo ha indubbiamente rappresentato un elemento di freno nell'utilizzo di questi strumenti nel mondo pubblico come in quello privato, se si volesse avere certezza che l'efficacia probatoria, quindi quella giuridica, di un documento in forma elettronica sia equivalente a quella di un documento formato alla vecchia maniera, carta e inchiostro, carta e firma autografa, altra soluzione non vi è se non quella di prendere un documento informatico, apporvi una firma digitale o almeno una firma elettronica avanzata. L'uno e l'altra sono strumenti informatico-giuridici in qualche modo di avanguardia, sicuramente efficaci dal punto di vista della sicurezza, utili allo scopo, ma che hanno un limite con il quale probabilmente ci siamo confrontati un po' tutti, cioè un limite in termini di diffusione e usabilità. Sono sul mercato da anni, ma non sono diventati strumenti di massa e il mercato in qualche modo, soprattutto quello dei dispositivi tecnologici, insegna che se il passaggio da tecnologia di nicchia a tecnologia di massa deve avvenire, normalmente avviene nei primi 6 mesi, nel primo anno o comunque nel primo momento in cui c'è un caso d'uso tale da rendere quell'applicazione o quel dispositivo una killer application, un dispositivo davvero facile da usare alla portata di tutti. Questo non è successo per le firme digitali, questo non è successo per le firme elettroniche avanzate, seppure sono andate un po' meglio. Allora la scelta è stata quella di non toccare nulla rispetto a firme digitali e firme elettroniche avanzate. Chi le ha, chi ha imparato ad usarle, chi le ha implementate nei propri processi pubblici o privati continuerà naturalmente ad usarle. D'altra parte il regolamento EIDAS va in questa direzione, ma quello che si è pensato è che
si potrà in futuro anche immaginare che un documento, per il fatto di essere formato all'interno di una piattaforma tecnologica dotata di determinate caratteristiche e da un soggetto che sia stato identificato in maniera forte, possa produrre lo stesso risultato che si produce formando un documento attraverso una firma digitale o una firma elettronica avanzata. Tanto per uscire dall'astrazione e entrare nel concreto, una banca, una compagnia assicurativa, una pubblica amministrazione che hanno l'esigenza ricorrente di acquisire una manifestazione di volontà da parte di un utente, di un cliente, di un cittadino e di farlo con quella efficacia forte che è caratteristica dei documenti firmati con firma autografa, potranno predisporre una loro piattaforma. L'esempio, l'immaginazione corre naturalmente verso le piattaforme di home banking, chiedere ad Agid di verificare che la tecnologia che caratterizza quella piattaforma risponda effettivamente alle esigenze caratteristiche della firma di un documento, e cioè l'identificazione del firmatario, la non ripudiabilità di quella firma, l'integrità del documento, e qualora tutte queste caratteristiche ricorrano, quella tecnologia possa essere battezzata come equivalente ai risultati che si ottengono firmando digitalmente o con firma elettronica avanzata un documento informatico. Quello che si è voluto fare, lo spirito dell'intervento, è stato sostanzialmente rappresentato dalla volontà di aprirsi alla introduzione anche nella relazione pubblico-privato a strumenti e soluzioni tecnologiche nuove e di avanguardia. Altre innovazioni portate con il correttivo sono sicuramente rappresentate, ma di questo appunto non vi parlo perché di qui a poco ve ne parlerà Raffaele Lillo, che ne è il responsabile, dalla introduzione di un articolo 50-ter all'interno del codice dell'amministrazione digitale, con l'istituzionalizzazione di una piattaforma che ha almeno due nobili obiettivi. Il primo è quello di semplificare e rendere enormemente più efficiente il processo di condivisione dei dati tra le amministrazioni, ed il secondo, più prezioso se possibile del primo, è quello di valorizzare il patrimonio informativo pubblico, perché le pubbliche amministrazioni agiscano nell'interesse di cittadini ed imprese con una quantità di consapevolezza sui fenomeni che governano maggiore rispetto a quella che hanno oggi, grazie all'utilizzo di dati che già oggi hanno sui propri sistemi. Per quanto riguarda l'identità digitale, il correttivo del codice cambia poco. Quello che si è previsto, per analogia rispetto a quanto fatto sul versante del domicilio digitale, è che possa esservi un momento futuro di switch off in cui tutti i siti di tutte le pubbliche amministrazioni, tutti i servizi online di tutte le pubbliche amministrazioni debbano diventare speed only, quindi via ogni altra soluzione per l'identificazione dell'utente del servizio dentro solo ed esclusivamente Speed. Sapete che per le amministrazioni è già obbligatorio presidiare l'accesso e la fruizione di un servizio attraverso un'identità digitale. Il passaggio in più, il passaggio nuovo, sarà rappresentato dal fatto che in un momento stabilito con un DPCM, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in un momento X deciderà che a far data da una determinata data, l'unico modo per fruire di un servizio sarà farsi riconoscere attraverso Speed. Di un altro degli ultimi due, in realtà, elementi qualificanti, per così dire, di questo intervento sul codice dell'amministrazione digitale, avete già sentito parlare in apertura di questa chiacchierata: le API
messe al centro un po' come il cittadino del processo di trasformazione, con i servizi che si integrano perché i fornitori dei servizi, in particolare di quelli qualificati, in particolare delle firme, dei servizi di comunicazione, dei servizi di conservazione, espongono le loro API affinché altri fornitori di servizi pubblici e privati possano utilizzarle con finalità di integrazione, i dati non si trasmettono, ma i dati si condividono, quindi non si spostano, ma si garantisce a chi ha evidentemente il diritto la possibilità di accedervi per davvero. E anche l'altra novità, ve l'avevo già anticipata, l'articolo 71, che per molti di noi, per molti di voi, ha fatto sin qui rima in maniera univoca con regole tecniche. Cambia pelle, oggi fa rima solo ed esclusivamente con la parola linee guida, e vi ho già detto che le linee guida sono uno strumento funzionalmente analogo alla regola tecnica, serve a guidare cittadini, imprese, amministrazioni nell'attuazione delle regole del codice dell'amministrazione digitale, ma incredibilmente più light, più leggero, più snello nel processo di approvazione. Una consultazione pubblica, la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, e in qualche modo il gioco è fatto, e ogni qualvolta sul mercato arriva una nuova tecnologia e si ritiene che quella tecnologia debba essere utilizzata in via preferenziale, è sufficiente aggiornare le linee guida con un processo identico. Ancora una consultazione pubblica, 30 giorni online, entrata in vigore della linea guida, con auspicabilmente la trasformazione digitale che non resta più prigioniera delle norme o delle regole tecniche, ma viene posta in condizione di andare al passo con i tempi. Ecco, questo è più o meno il correttivo del CAD che abbiamo sin qui immaginato. Io con questo appunto vi saluto. Vedo che in realtà ci sono alcune domande, magari provo rapidissimamente a leggerle con voi. Non le ho lette sin qui, ma ho dovuto in qualche modo scegliere se continuare a parlare o leggere le vostre domande. Alessandro Guido, chiede che in IPEC. Sì. volevo dirti che abbiamo 10 minuti A te, per le Salvatore. domande, quindi puoi rispondere anche con un po' di calma. Te le abbiamo messe qui a partire dal responsabile della transizione digitale, cercando di dargli una sequenza che segua un po' il tuo intervento. Vedi nel box domande per Guido. Allora, io, ok. Perfetto. Allora, la prima domanda è: può essere esterno all'amministrazione un consulente o deve essere un dipendente della pubblica amministrazione? Il responsabile della transizione digitale, diciamo, non gli abbiamo cambiato pelle, era nel assetto del codice dell'amministrazione vigente un soggetto facente parte integrante dell'amministrazione, ha immediato e diretto riporto con il vertice politico dell'amministrazione stessa. Tale resta, con l'unica differenza che più amministrazioni possono scegliere di utilizzare lo stesso dirigente, perché poi nella realtà questo sarà, credo, nella più parte dei casi, con il ruolo di responsabile appunto della transizione digitale. Che tempi si prevedono per l'emanazione delle linee guida? Allora, questa domanda intanto mi consente di recuperare un gap di informazioni che vi ho fornito, ovvero uno delle questioni ricorrenti che si pongono proprio quando facciamo vedere la slide che ancora campeggia sullo schermo, divieto di regole tecniche, ma allora si ferma tutto fino a quando non arrivano le linee guida. No, non si ferma nulla, c'è una disposizione transitoria che dice che le regole tecniche continuano a restare in vigore fin quando non arrivano le linee guida. Non c'è una data sola per l'emanazione delle linee guida, perché le linee guida riguardano ambiti diversissimi, dalle firme all'accreditamento dei fornitori di servizi qualificati, passando agli obblighi di esposizione, per gli obblighi di esposizione delle API e per decine di altri argomenti. E quindi le linee guida, le date e i termini per l'approvazione delle linee guida li trovate nel codice dell'amministrazione digitale, identificati in maniera diversa, materia per
per materia. Se anche la linea guida non interviene e la materia era già normata dalla regola tecnica, appunto nessun problema perché la regola tecnica resta in vigore. Dopodiché, un'altra delle domande che ponete riguarda la possibilità per AGID o addirittura l'obbligo di AGID di emanare una direttiva per affermare il diritto di chi inserisce dei dati ad averli indietro sia come export che come API di interoperabilità, in realtà nulla di così tanto specifico è previsto nel codice dell'amministrazione digitale e immagino sarà anche un po' oggetto dell'intervento successivo di Raffaele. In realtà la scelta è stata quella di cambiare le forme, cambiare le tecnologie, inserire degli obblighi per le pubbliche amministrazioni o delle occasioni, delle opportunità più che degli obblighi per le pubbliche amministrazioni in termini di analisi dei dati per finalità, diciamo, di ricerca in senso lato, ricerca finalizzata ad una migliore attuazione dei propri obblighi istituzionali, ma non si è voluto in nessun modo toccare il regime di accessibilità ai dati e alle informazioni, che resta quello governato dalle norme di legge già in vigore. Quindi da questo punto di vista non cambia nulla. Allora, l'accesso al registro dei domicili digitali sarà gratuito e totale? Sì, sarà esattamente come un elenco del telefono pubblicato online, come per l'INIPEC, chiunque può interrogarlo, recuperare gli indirizzi di cui ha bisogno e utilizzarli e poi magari tornare a verificare che siano aggiornati. Sarà possibile revocare il proprio domicilio digitale? Naturalmente sì, con un processo uguale di inverso a quello attraverso il quale lo si è eletto, quindi facendosi identificare ancora una volta sulla stessa piattaforma da parte attraverso l'identità digitale. E cosa accade? Un'altra domanda: durante periodi di impossibilità di accedere al proprio domicilio digitale, malattia, ferie, eccetera, e qui come dire, suppongo di dare una risposta diversa da quella che probabilmente si attende chi ha fatto la domanda, cioè succede esattamente quello che succede quando siamo fuori in viaggio o siamo purtroppo in ospedale e non possiamo verificare la posta che arriva nella nostra buca delle lettere, cioè gli effetti giuridici si producono e si producono dal momento in cui abbiamo avuto la possibilità di accedervi. Forse tutto sommato con il domicilio digitale l'eventualità di essere proprio impossibilitati ad accedere sarà progressivamente sempre meno rilevante. In IPEC mi risulta che non esponga servizi cui i sistemi di protocollo, chiede Alessandro, di una PA possano interfacciarsi. In realtà in IPEC oggi funziona essenzialmente sulla base di convenzioni perfezionate con infocamere e gestore del registro per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il registro dei domicili di cittadinanza digitale avrà probabilmente regole più smart in termini di interoperabilità e quindi l'accesso anche in maniera integrata dovrebbe essere più semplice. Chiede Teresa, bisogna rendere obbligatorio il domicilio digitale in modo da inviare tributi e diminuire i casi di ritardo mancato. Qui evidentemente la delusione l'ho già data quando ho detto che la scelta che si è fatta è andare in questa direzione ma non imporre l'obbligo domani mattina, ma semmai dopodomani. Se avessimo imposto un obbligo di questo genere domani mattina, intanto saremmo stati poco rispettosi del digital divide che in questo paese esiste, non parlo soltanto di quello infrastrutturale, ma anche di quello culturale, cioè obiettivamente ci sono fasce della popolazione per le quali ciò che per noi è semplice accedere ad un domicilio digitale è invece incredibilmente complesso e per altro verso avremmo tirato fuori dal cilindro la solita soluzione, cioè voglio fare la trasformazione digitale, la faccio a colpi di obblighi, poi gli obblighi
restano inattuati e io, come dire, posso raccontare al mondo di avere un impianto normativo capace di garantire la trasformazione, ma nei fatti continuo a mandare raccomandate, perché se il cittadino obbligato ad eleggere un domicilio digitale non lo elegge, naturalmente ho ben poco da fare. Il registro pubblica amministrazione del Ministero della Giustizia sembra anche a me, non so rispetto a chi, ma piuttosto ridondante rispetto ad IPA. Oggi su IPA si appoggiano piattaforme come la PCC. Allora, quello della moltiplicazione dei registri dei domicili purtroppo è un problema con il quale ci siamo confrontati. Inutile nascondersi dietro ad un dito, gli esercizi sono stati fatti per andare nella direzione di una integrazione più forte dell'abolizione di registri che sono duplicati di altri registri. Non siamo riusciti a fare tutto quello che avremmo voluto fare, in parte la responsabilità e della difficoltà delle interlocuzioni, inclusa magari la nostra difficoltà di farci capire sempre, in parte nei limiti della delega e nel correttivo. Ecco, spero di aver più o meno risposto a tutte le domande. Io lascio adesso microfono e video a Raffaele e Lillo che ci ha raggiunti e che è qui a fianco a me, e per altre domande resta naturalmente disponibile via email o sui canali social. Grazie a tutti e buona Grazie Guido, è proseguizione. stata una presentazione molto ricca, sintetica e chiara. Penso che tutti i partecipanti siano più che soddisfatti. Intanto abbiamo raggiunto i 700 partecipanti in linea. Chiedo a Raffaele Lillo di prendere la sua postazione. Breve prova microfono, Raffaele, così posso chiudere la webcam e ti do la parola. Sentite? Sì, ti sentiamo, vai. Sentite? Sì, perfetto. Fantastico. Buongiorno a tutti. Allora, sarà complicato per me mantenere lo stesso livello di comunicabilità che ha avuto Guido, che Guido è molto bravo in questo, io lo sono parecchio meno, però ci provo. Inizio con la scaletta della presentazione. Vi farò una brevissima introduzione degli articoli che ha citato Guido del CAD per riprenderne alcuni aspetti che secondo me sono importanti da sottolineare per far capire bene a che punto stiamo e quali sono qual è la strategia che stiamo mettendo in campo per il DAF. Piuttosto che ammorbarvi con una descrizione delle caratteristiche, vi farò vedere un video che probabilmente alcuni di voi hanno già visto, in modo tale che possiamo commentarlo insieme. Il video è molto più efficace di me nel mostrarvi, perché ve le fa vedere dal vivo le funzionalità del DAF, e poi vi darò alcuni commenti su quello che abbiamo visto, a cosa serve, quali sono i benefici del DAF, e poi chiuderò, se ne avrò tempo, con cercare di rispondere ad alcune domande che ho visto stanno circolando negli ultimi giorni, sia sul DAF che sullo stato delle basi di dati chiave. Il CAD, come diceva Guido, ha introdotto il concetto di piattaforma digitale nazionale dati all'articolo 50 ter appunto il correttivo del CAD. Le parole chiave che vi ho sottolineato qui è innanzitutto il nome, che si chiama in italiano piattaforma digitale nazionale dati. E questa è una delle tre componenti del framework, quindi del DAF, che è il Data Analytics Framework, che non è soltanto una piattaforma, ma è una composizione di piattaforma, di un team di esperti e di un framework normativo. Quindi il CAD è parte del framework normativo che stiamo mettendo in campo per dar vita a questo progetto e introduce uno dei tre aspetti, che è quello della piattaforma. Serve per favorire la conoscenza e valorizzare il patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni. Serve alla condivisione dei dati tra soggetti che hanno diritto ad accedere. Quindi, come diceva Guido, la legge non fa cambiare cambiano le modalità, ma non cambiano i diritti di accesso ai dati. Il DAF è trasparente da questo punto di vista. E serve anche alla semplificazione degli adempimenti amministrativi verso cittadini e imprese. In prima applicazione, la gestione e la sperimentazione, la costruzione della piattaforma è affidata al commissario straordinario in attesa che durante l'anno in corso si stabilisca tramite una legge quale sarà la pubblica amministrazione che
prenderà in carico la piattaforma, formerà il proprio team di esperti, eccetera. È importante il ruolo del MEF e del garante della privacy nella strutturazione di questa iniziativa, come dice il comma 3 dell'articolo. Un'altra parola chiave del comma 3 è l'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di riscontrare, quindi di dare esito alla richiesta del commissario, laddove, co come dice l'articolo 4, verrà emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con il MEF e sentito il garante della privacy, per identificare le pubbliche amministrazioni e le basi dati di quelle pubbliche amministrazioni che andranno via via a confluire all'interno del DAF. Ultimo punto che è stabilito dalla norma, che è importante sottolineare, è che il trasferimento dei dati nel DAF non modifica la titolarità del dato. La piattaforma serve per ausilio al trattamento, alla gestione, all'analisi, allo scambio dei dati, ma non ne cambia la titolarità. Tutto questo l'abbiamo messo in piedi seguendo una visione, che è quella che l'informazione è un asset, quindi l'informazione contenuta dei dati, il dato da solo non basta, bisogna estrarre l'informazione dentro contenuta, è un asset fondamentale per interpretare fenomeni sociali ed economici, prendere decisioni, offrire servizi ai cittadini e competere sullo scenario internazionale. Nello stato attuale della maturità delle tecnologie è possibile mettere insieme, integrare diversi pezzi che ormai sono standard a livello internazionale per dar vita a una piattaforma che dia la possibilità di fare proprio questo. Quindi la strategia è stata quella di costruire una piattaforma, costituire un team di esperti e dotarci, su questo aspetto di governance ci stiamo ancora lavorando, ma comunque dotarci di una governance con competenze che coordini la generazione, l'integrazione, standardizzazione e utilizzo dei dati. Queste sono le quattro parole chiavi, diciamo così, che seguiranno tutto un po' lo storytelling del DAF. Fatto ciò, io vi farei vedere il video. Qui chiedo aiuto agli amici del Formes, fantastico. Il Data and Analytics Framework offre, in modalità self-service, avanzati strumenti di gestione e di analisi dei dati, mettendo al contempo a disposizione di tutta la pubblica amministrazione un team di esperti per supportarne l'utilizzo. Il DAF risolve tematiche di data governance, integrazione e standardizzazione, data visualization, esposizione di API e gestione degli open data. Servizio aperto a tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese, che possono accedere alle sue funzionalità attraverso un cruscotto di gestione ed un sito pubblico, il Data Portal. Le funzionalità del DAF si basano su di un solido sistema di data governance che parte dalla metadatazione del dataset. Il dataset viene descritto nella sua struttura, con particolare attenzione al formato e all'associazione con concetti semantici presenti in ontologie e vocabolari controllati. Queste informazioni sono fondamentali per i processi di standardizzazione, normalizzazione ed integrazione di dataset provenienti da fonti diverse. Vengono aggiunte informazioni di contesto come nome, categoria e licenza di utilizzo. Si definiscono criteri di accesso al dato, quali organizzazioni possono accedervi, i processi di alimentazione automatica del dataset, i meccanismi di storage e altre informazioni che servono al DAF per funzionare internamente. Un meccanismo di profilazione permette di definire flussi più o meno semplificati, utilizzando configurazioni di default per gli utenti meno esperti. Il completamento di questo processo attiva dei flussi di ingestion che trasferiscono i dati nella piattaforma Big Data, li standardizzano, li normalizzano e li arricchiscono con informazioni contenute in ontologie e vocabolari controllati. Ad esempio, controllano che i nomi di vie e città siano uguali per tutti i dataset, aggiungono le coordinate geografiche o traducono le date in un unico formato. Alla fine di questo processo, i dataset sono pronti per l'utilizzo e saranno disponibili, secondo precise regole di accesso, in tutti gli strumenti del DAF.
si potrà scegliere lo strumento di analisi più adatto al proprio scopo. Metabase consente di fare analisi esplorative e semplici grafici per avere con pochi clic un'idea del contenuto informativo del dataset. Superset genera data visualization più complesse e costruisce dashboard tematiche che si aggiornano in automatico. Con Jupyter Notebook, infine, è possibile effettuare manipolazioni complesse dei dati, creare delle analisi e visualizzazioni ad hoc, costruire e testare modelli di machine learning, sfruttare direttamente le capacità di calcolo distribuito dei cluster Big Data. Tutto questo senza mai lasciare la piattaforma. Tutti i dati sono già lì, pronti per l'analisi e non occorrerà più duplicare e spostare copie asincrone dei dataset della pubblica amministrazione. Non occorrerà più, insomma, che ogni pubblica amministrazione consumi risorse per gestire i propri sistemi di storage e di analisi dei dati. Il DAF non offre solo capacità di analisi, infatti permette la creazione di nuovi prodotti basati sui dati, data applications, e di utilizzo dei dati in applicazioni di terze parti via API. Ogni dataset e ogni modello di machine learning espongono automaticamente Application Programming Interfaces, API appunto, che permettono per esempio di semplificare i procedimenti amministrativi e le interazioni con il cittadino, recuperando i dati necessari già disponibili all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. La condivisione di insights e di informazioni è il cuore del DAF, che infatti mette a disposizione lo strumento delle data stories. Una data story è un articolo in cui è possibile descrivere i risultati di un'analisi, integrandovi gli strumenti utili a completarla o ad estenderla. Le data story offrono delle funzionalità di collaborazione, attraverso cui è possibile discutere dei risultati e proporre nuove possibilità di analisi e impieghi per gli insights generati. Il DAF contribuisce a migliorare la qualità degli open data e il servizio offerto ai cittadini e alle imprese. Infatti, gli open data creati dai flussi gestiti nel DAF avranno una struttura e una metadatazione standard e coerente, saranno più facilmente ricercabili e potranno essere utilizzati immediatamente con logiche machine to machine. Inoltre, il Data Portal non è soltanto un catalogo di open data, ma una piattaforma che aiuta a diffondere gli insights contenuti nei dati e a stimolare la collaborazione e la partecipazione dei cittadini. Infine, alle 13.000 pubbliche amministrazioni italiane è offerta la possibilità di gestire i propri portali open data in modalità software as a service, direttamente a partire dal DAF. Le pubbliche amministrazioni possono personalizzare il layout grafico e avranno immediatamente a disposizione un sito che mostrerà solo i propri dati e le proprie informazioni, insieme a tutte le funzionalità native del Data Portal nazionale. Ciò si tradurrà in importanti risparmi di spesa e semplificazione delle attività delle pubbliche amministrazioni. Grazie al Data Analytics Framework, i dati pubblici potranno diventare finalmente motore di innovazione e strumento per il sostegno della crescita del paese. Mi dicono che manca l'audio, io ce l'ho attivato, chiedo agli amici del format. Perfetto. Attendiamo la presentazione, fantastico. Quindi il video vi dà in, credo, poche battute un'idea di quali sono le caratteristiche, le funzionalità di base che abbiamo pensato di mettere nel DAF e offrire in modalità as a service alla pubblica amministrazione. Le cose importanti, secondo me, da sottolineare rispetto alle funzionalità che avete visto nel video sono la generalità della piattaforma, dove la pubblica amministrazione può inserire i dataset che interessa alla pubblica amministrazione inserire perché ci vuol fare analisi o perché li vuol mettere in circolo presso altre pubbliche amministrazioni, così come l'attenzione alle funzionalità di analisi. Non si sente audio, mi dicono. Mi senti, Salvatore, mi confermi che mi sentite?
problemi di audio, ma io ti sento, vai pure Ok, io avanti. vado avanti. Perfetto. Allora, dicevo, le funzionalità da sottolineare sono la possibilità alla pubblica amministrazione di immettere i propri dati, la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di analisi che abbiamo integrato nel DAF in modalità as a service, in modo tale che la pubblica amministrazione non deve curarsi di gestire applicativi, architetture anche complesse come questa, ma ha tutto già configurato e pronto per l'uso in maniera as a service. E in più, lato open data, abbiamo pensato di innanzitutto aggiungere altri contenuti e funzionalità al classico portale barra catalogo degli open data. E lì abbiamo pensato di metterci strumenti, diciamo così, più divulgativi e collaborativi, come le data stories, piuttosto che quello che chiamiamo data application, cioè dei software che offrono funzionalità ai cittadini sulla base di quello che hanno imparato dai dati. Software che possono essere delle visualizzazioni più complesse rispetto a quelle che è possibile fare attraverso gli strumenti classici di business intelligence, piuttosto che dei veri e propri software, appunto, che in cui un cittadino può interagire per determinate funzionalità. Ritornando a che cos'è il DAF. Il DAF è una piattaforma digitale nazionale dati, è un ufficio di esperti di dati, quello che abbiamo chiamato Data Office, ed è un sistema normativo regolatorio. La piattaforma serve per fare tutto quello che avete visto nel video. Il Data Office è pensato come un ufficio centrale, trasversale, per tutte le pubbliche amministrazioni che offre aiuto, in tutte le tematiche che si occupano di data science. E quindi là cercheremo di colmare il gap per quanto possiamo, di literacy, di data science literacy, diciamo così, delle pubbliche amministrazioni. Per quanto riguarda invece l'ultimo tassello, che è il sistema normativo e regolatorio, è un tassello importante perché regge tutto l'impianto che ci siamo raccontati finora. Al momento in Italia, o meglio, prima del CAD in Italia, questa tipologia di attività non era prevista, non era possibile che una pubblica amministrazione lo facesse. Adesso è stata introdotta, per il momento solo in modalità di sperimentazione. Questo lo faremo, quindi il traghettamento della sperimentazione verso un'attività istituzionalizzata che duri nel tempo verrà fatto, come dicevamo prima, con un ulteriore intervento normativo che prevediamo debba accadere quest'anno. Cosa non è il DAF? Queste sono le tipiche quattro osservazioni che ho raccolto nel corso di quest'anno quando sono andato a parlare di DAF. Innanzitutto non è un nuovo database, è un framework, è un'infrastruttura tecnologica, un team di dati che ingeriscono i dati delle pubbliche amministrazioni per ridare funzionalità alle stesse pubbliche amministrazioni. Non creiamo un database, ma semplicemente forniamo un ambiente che è utile per l'analisi e l'utilizzo dei dati. Il DAF non si sostituisce alla PA nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, quindi faccio un esempio, funzionalità di lotta all'evasione piuttosto che di produzione di statistiche continueranno a essere di competenza delle pubbliche amministrazioni che attualmente già ce l'hanno. Quello che fa il DAF è aiutarle in quei compiti. Quindi l'obiettivo è che la pubblica amministrazione esperto di dominio si concentri sulle sue attività da esperto di dominio e noi li agevoliamo nel compito predisponendo appunto e gestendo questa piattaforma, oltre a darne assistenza in modalità consulenziale su tematiche di data science. Il DAF, come abbiamo detto prima e come è scritto nel CAD, non sposta la titolarità dei dati, ma il gestore del DAF rimane responsabile della gestione della piattaforma. Il DAF non pone obblighi all'utilizzo esclusivo dei suoi servizi da parte della PA, ma appunto offre delle capacità aggiuntive alle possibilità che ogni PA hanno. Quindi le PA dovranno far confluire i propri dati, ma non saranno obbligate a utilizzare il DAF. Questo è un punto importantissimo su cui stiamo lavorando insieme al garante della privacy, che è rendere il DAF compliant con il GDPR e, diciamo così, privacy by design. È un lavoro enorme che stiamo iniziando in questi giorni a portare avanti e che probabilmente
continuerà finché non uscirà la norma. A cosa serve il DAF? L'abbiamo già visto nel video, ve lo ricapitolo. Serve per interoperabilità e standardizzazione delle basi dati. Le basi dati che verranno ingerite nel DAF saranno standardizzate e normalizzate per quanto è possibile fare in maniera programmatica al tempo di ingestion, in modo tale da averle già nella piattaforma preparate. Agisce sull'efficacia, semplificazione e sul risparmio, secondo noi, perché tutte le tecnologie, il setup dell'infrastruttura, le conoscenze del team vengono riutilizzate su diversi progetti cross pubblica amministrazione. Quindi non ci sarà bisogno, per fare un esempio, di ripetere quelle procedure che normalmente si fanno quando ci si scambia dati, in cui il dato deve essere ripulito e convertito su determinati standard che sono quelli che la pubblica amministrazione che lo riceve già adotta. La cosa importante del DAF, ed è uno dei motivi per cui è nato, è di dare delle capacità analitiche, quindi di estrazione delle informazioni dai dati, laddove la pubblica amministrazione dotata di team di analisti può farlo da sé utilizzando il DAF e gli strumenti self-service messi a disposizione, laddove invece la pubblica amministrazione avesse bisogno di capacità di questo tipo, c'è il data office che li assiste. E poi c'è tutto il lavoro di sviluppo ulteriore, per quanto ci riusciamo, sulla parte di open data e di crowdsourcing, con gli strumenti collaborativi e le API di cui vi abbiamo mostrato. Io ho concluso la presentazione, se ho altri 2 minuti proverei a rispondere a queste domande che, come vi anticipavo, sono quelle che ho notato essere più frequenti ultimamente sul forum o su altre mailing list. Abbiamo visto La che presa sulla anche roadmap nel del DAF. forum puoi iniziare a Il rispondere e DAF qualcun altro la era stiamo previsto nel piano aggiungendo in triennale, poi inbox a fianco alla webcam. Vai pure, abbiamo ancora 5 minuti abbondanti. Perfetto. Ok, provo a dare. Ok, quindi roadmap del DAF nasce nel piano triennale, in una fase storica in cui il piano triennale era in scrittura e il DAF era semplicemente un'idea. E avevamo pensato di chiudere il rilascio di una prima versione del DAF in produzione alla fine di quest'anno. Questo avrebbe, o meglio, questo si basava sull'ipotesi che saremmo riusciti a chiudere la questione normativa sull'identificazione della PA che a tendere andrà a gestire il servizio. Questo non è purtroppo accaduto l'anno scorso. E quindi abbiamo deciso di evitarci di far uscire una versione, diciamo così, di produzione che poi sarebbe stata aggiornata e soggetta ad una nuova release importante quest'anno. Per cui abbiamo lasciato il progetto in modalità alfa. Questo non toglie che però tutte le pubbliche amministrazioni con cui stiamo lavorando e tutti i cittadini possono già accedere al sito e utilizzare le sue funzionalità. Credo che tra un paio di settimane dovremmo fare un'ulteriore release che dovrebbe mettere a posto alcune delle problematiche che ho letto sul sito di accesso ai dati. Un update sui dataset chiave. Anche questi sarebbero dovuti uscire entro la fine di dicembre. Su questa la situazione è più variegata perché ogni dataset chiave ha la sua storia, diciamo così. Alcuni di questi sono già pronti e già rilasciati in open source dalle pubbliche amministrazioni, in open data, scusate, dalle pubbliche amministrazioni titolari. Altri invece ci stiamo ancora lavorando, ma su questo stiamo scrivendo un report di dettaglio in cui vi daremo spiegazioni dataset per dataset sullo stato attuale della pubblicazione di quel dataset, quali sono state le problematiche e come le stiamo risolvendo. Se una pubblica amministrazione si chiedesse come faccio ad aderire al DAF, il DAF al momento è in fase sperimentale, stiamo noi lavorando, quindi abbiamo identificato noi una lista di pubbliche amministrazioni con cui abbiamo iniziato a lavorare per testare tutta la piattaforma e i vari casi d'uso. Quindi al momento l'adesione al DAF è prevista quindi per chiamata nostra al momento, finché non passa il DPCM previsto dal CAD, in cui verranno identificate le pubbliche amministrazioni e i dataset che dovranno confluire. Quindi al momento è per nostra chiamata e serve per chiudere la fase di sviluppo del DASP e di presa, diciamo così, in conto dei bisogni delle varie pubbliche amministrazioni. Per
Detto ciò, se qualche pubblica amministrazione ha qualche caso d'uso interessante da proporci, io sono più che felice di valutarlo e di provvedere ad una nuova adesione. Però al momento il meccanismo di adesione non è automatico, stiamo aspettando, come dicevo, il DPCM. Cosa è possibile fare dal Data Portal? Il Data Portal, sia quello pubblico che quello privato, sono disponibili a tutti, sono online, in versione alfa, come dicevo prima. Chiunque può registrarsi e iniziare a usare le funzionalità del DAF. Gli utenti cittadini avranno accesso soltanto ai dati open o ad un subset dei dati open che abbiamo inserito nel DAF. Le pubbliche amministrazioni invece avranno accesso ai propri dati e ai dati per cui hanno già diritto ad accedervi per convenzioni attualmente esistenti. Questo per quanto riguarda le domande che ho visto ultimamente sui forum. Adesso provo a rispondere alle vostre domande live. La prima domanda è: quindi la piattaforma di edizione nazionale dati corrisponde al DAF? Sì, nel senso che la piattaforma digitale nazionale dati è una delle tre componenti del DAF. Come dicevamo prima, il DAF è un framework, per funzionare ha bisogno di tutte e tre queste componenti. Una piattaforma che da sola però non funziona, un team di data scientist e data engineer che si adoperano per lo sviluppo della piattaforma e per l'ausilio alle pubbliche amministrazioni su tematiche di analytics. E poi c'è il framework normativo. Quindi sì, la piattaforma nazionale digitale dati, quando sentite parlare di piattaforma nazionale digitale dati, si fa riferimento al DAF. Con quali prodotti software è stato realizzato il portale? Il portale l'abbiamo realizzato in-house, la tecnologia utilizzata è React, c'è React Redux sotto quello che vedete. Ed è diciamo così, la parte di front-end è svincolata totalmente dalla parte di back-end che ragiona attraverso API. Quindi abbiamo un sistema di API che interagiscono con il sito per offrire le funzionalità. Altra domanda, una delle criticità in tutto questo è come si gestisce il cambiamento dentro l'EPA, fra le società e l'EPA con i cittadini. Non posso che essere d'accordo, la nostra strategia è che da qualche parte si doveva pure iniziare, c'era una forte mancanza sia dal punto di vista tecnologico su questo tema, sia dal punto di vista di governance, e quindi abbiamo pensato di iniziare là. La governance prevede che appunto ci sia questo team di data scientist, data expert in generale, che sono i promotori, gli evangelist di questo tipo di nuova modalità di gestione dei dati e sta a loro aiutare le pubbliche amministrazioni a formarsi anche in queste tematiche. Quindi anche il tema di education è un tema che sarà fortemente, magari con Salvatore riusciamo a lavorare insieme anche su questo, sarà molto importante poi che il team non gestisca solo la piattaforma, ma faccia education e faccia operazioni di evangelizzazione. Altra domanda, il video mostra cose bellissime, ma ci sono PA che hanno ancora i loro dati con Access Excel condivisi. Come pensate di colmare il gap? Qua di nuovo ritorniamo al problema di prima, quindi al problema di education e di supporto, soprattutto nella fase iniziale di subentro delle varie pubbliche amministrazioni nella piattaforma. Lì dovremmo valutare caso per caso e cercare di capire quali saranno gli approcci migliori per iniziare a sanare queste problematiche ex ante, diciamo così. Però onestamente soluzioni dal cappello non ce ne ho, quindi il mio approccio è di iniziare a lavorare con le varie pubbliche amministrazioni in modo tale da capire la situazione, capire quali sono i bisogni, diciamo così, i gap, e colmarli sul campo. Una volta che saranno stati identificati e prototipizzati i vari gap, sarà possibile, diciamo così, mettere in piedi un meccanismo che sia più di tipo industriale, diciamo così, ma al momento si tratta davvero di, che è il motivo per cui abbiamo fatto la fase di sperimentazione, di confrontarci insieme alle PA per capirne i bisogni e capirne lo stato dell'arte. Altra domanda, come si concilia questo portale e il DAF con il portale degli Open Data? Allora, questo portale che vi abbiamo fatto vedere è una delle componenti del DAF. Quindi, come si concilia questo portale con il DAF? Il portale è il DAF, è un pezzetto del DAF ed è, diciamo, la user interface per un utente pubblica amministrazione piuttosto che un utente cittadino.
per tutte le funzionalità che vengono esposte dal DAF. Come questo si concilia con il portale, l'attuale portale degli Open Data, questo è scritto nel piano triennale, è il Data Portal che vedete adesso, una volta finalizzato, diventerà una naturale evoluzione dell'attuale DatiGovID, laddove dell'attuale DatiGovID prenderà la funzionalità di catalogo e ci aggiungerà quelle altre funzionalità di collaborazione, di sharing, di analisi, informazioni che avete visto, più tutta la parte di strumenti di analisi che vengono esposte dal portale privato. Ecco, questa è la domanda delle domande. Chi gestirà il DAF dopo il team? Il gestore del DAF, come vi dicevo prima, sarebbe dovuto essere identificato l'anno scorso, come previsto dal piano triennale. Noi avevamo un piano di identificazione della PA che gestirà il DAF e di subentro che avremmo voluto fare quest'anno. Questa cosa dal punto di vista legislativo non è stata possibile e quindi stiamo continuando a lavorare quest'anno affinché possa uscire questa legge in cui venga espresso chi sarà il gestore del DAF. Noi abbiamo un'ipotesi forte, che più che un'ipotesi è diciamo, la nostra tesi su chi dovrebbe gestire il DAF, però non, diciamo così che è ancora un po' prematuro condividerlo con voi in questo momento. Mi riservo di darvi un aggiornamento su questo appena avrò contezza anch'io di quale sarà la direzione che si prenderà. Però quello che vi posso dire è che al momento ci sono dei tavoli aperti con il MEF e con Garante per chiudere soprattutto questa parte qua. Altra domanda, la PA comunica costantemente dati ai ministeri, molti dataset quindi potrebbero essere già realizzati semplicemente chiedendo ai ministeri di interfacciarsi con il DAF, altrimenti ogni singola PA sarà costretta a investire un effort specifico per produrre questi singoli dataset. Assolutamente corretto. Uno degli obiettivi del DAF è proprio questo, cioè di minimizzare all'osso lo scambio dati multiplo e asincrono che attualmente avviene tra le pubbliche amministrazioni, sia centrali, figurarsi quelle locali. Quindi l'idea è che tutti i dataset delle pubbliche amministrazioni centrali man mano verranno riversati, standardizzati nel DAF. Le pubbliche amministrazioni locali che per il loro mandato istituzionale hanno diritto di accedere a quei dati, ne avranno diritto, in modo tale che non si verificheranno scambi asincroni, ma tutti potranno ragionare all'interno della stessa piattaforma. Non ci sono altre domande Non per vedo ora, altre mi sembra domande, già hai dato salvatore. tantissime Se tu informazioni, vuoi. Raffaele. Devo dire che questo webinar con Guido e te ha aperto delle finestre importanti facendo entrare luce sul CAD, sul DAF. Mi sembra che con questa operazione avete dato all'Italia degli strumenti e delle opzioni di arricchimento del capitale informativo pubblico che pochi altri paesi hanno. Già a vedere i risultati nel portale europeo, l'Italia sugli open data si pone tra i trendsetter, quindi almeno su una di queste variabili che vengono poi misurate dal DESI, dalla Commissione europea, dove siamo sempre tra gli ultimi, siamo tra i paesi più avanzati e sicuramente col DAF faremo un forte passo in avanti. Mi fa piacere che sia emersa la necessità di dare comunque occasioni di apprendimento, di trasferire le competenze su questi temi. Quindi massimo interesse e disponibilità a supportarvi. Su questo ricordo a chi un po' lamenta che ancora nelle pubbliche amministrazioni si lavora con Excel, che esistono già delle opportunità di apprendimento e di formazione di base sul tema degli open data che vengono portati avanti e spero verranno rafforzate nel futuro. Certo che dovrebbe essere magari integrato nel portale un ambiente di apprendimento che cura sia le competenze di base sia quelle più avanzate per le figure che poi potranno usare gli strumenti del DAF. Mi sembra che siamo comunque in una buona Concordo. posizione e magari su queste tematiche più avanti torneremo per degli approfondimenti. Io ringrazio tutti, siamo più o meno nei tempi della giornata. Grazie Raffaele Lillo, grazie Guido Scorza, grazie Team Digitale per tutto quello che state facendo. A presto.
Grazie a tutti voi. Grazie. Buona giornata.